occasione. Si assiste ad uno strano fenomeno in provincia di Agrigento, dove a fronte di un notevole aumento dei reati contro il patrimonio, nel 2011 nessuna persona ha fatto ricorso alla denuncia per collaborare con le forze dell'ordine e la Procura della Repubblica. È il dato più significativo evidenziato più volte nel corso della conferenza stampa di fine anno che si è svolta questa mattina negli uffici della Procura di Agrigento. Presenti il procuratore capo Renato Di Natale e il procuratore aggiunto Ignazio Fonzo. Tra le attività criminali in forte crescita le estorsioni, l'usura ma soprattutto i danneggiamenti, ma nessuno denuncia. Non assistiamo mai a vere e corali prese di coscienza della popolazione che, svincolandosi da quel principio di omertà che purtroppo regna nelle nostre terre, possa recarsi presso le forze di polizia o venire da noi a denunciare i fatti di cui rimangono vittime. In aumento anche i reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti che generano un certo allarme sociale. Sicuramente è un tasto dolente della nostra società, perché quest'anno contiamo più di 100 ordinanze di custodia cautelare con provvedimenti restrittivi emessi nei confronti di soggetti che detenevano e spacciavano droga, oltre ovviamente agli arresti che vengono compiuti in flagranza dalle forze di polizia. Sulle indagini la Procura di Agrigento si è organizzata anche sulle intercettazioni telefoniche. Con la creazione di un centro di intercettazioni telefoniche ci ha portato a ottenere una efficienza notevolmente superiore rispetto al passato, con una riduzione dei costi di oltre il 60% rispetto alle cifre a volte elevate che venivano corrisposte a diverse ditte private che operavano nel settore. In provincia di Agrigento attualmente sono 61 i procedimenti penali in corso per oltre 1000 persone sottoposte a intercettazioni telefoniche, con una buona parte inserita nel mondo della pubblica amministrazione.